Bene, io ringrazio il Cristian Uva, soprattutto e Manno Taviani, che mi hanno chiesto di coordinare questa tavola rotonda, e immagino perché, un po' per l'età, un po' anche perché da molti anni mi sono occupato del rapporto cinema storia, quindi sono lietissimo che ci sia questa rivista, sono lietissimo che Cristian e Mattera si siano occupati di questa relazione che mi sta molto al cuore. Io ho cominciato a occuparmi all'inizio degli anni Ottanta, quando il rapporto cinema-storia era un po' vetero, no? Cioè erano gli anni della pubblicazione del libro di Marc Ferraud, di quel libro di Pietro Pintus su cinema-storia, erano un po' i prodromi del rapporto cinema-storia. Ora mi sembra che la relazione si sia articolata in maniera molto, molto più complessa. Si può parlare di cinema-storia anche a proposito di un film mainstream hollywoodiano e non soltanto a proposito di Chapaev, ma tant'è. Il 77, parliamo proprio di questo, parliamo di un crocevia, di un cambiamento, che è il titolo di questo numero 3 della rivista Cinema e Storia. È un anno cruciale che ci sta molto a cuore, che tutti abbiamo vissuto in maniera diversa a secondo delle generazioni, no? Ogni generazione qui presente ha vissuto il 77 in maniera molto, molto forte, e spesso ha condizionato l'esistenza, il privato, il pubblico di uno di noi. Qualcuno ha fatto dei film molto importanti, qualcuno ha scritto, qualcuno ha pensato, qualcuno ha avuto dei cambiamenti biografici importanti. Allora, a me fa piacere di essere stato invitato, anche appunto anche in veste di quello che dà la palla e il testimone, e di fronte anche a questa platea di amici. Abbiamo Carlo Di Carlo, un regista, un intellettuale di cinema tra i più noti, e quindi ci fa piacere sentire la sua voce su questo. Sofia Scandurra, regista, collega anche quest'anno anche della mia università, farà un corso di regia proprio da noi, regista di un film che vedrete domani, se non sbaglio, no? Domani, domenica il film di Sofia, che è centrale per questo percorso. E poi lo stesso Cristian, a cui darò la parola per primo per presentare il numero, e poi Ermanno Taviani, che rappresenta la nuova generazione degli storici e curatore del volume. Quindi io accorcerei i tempi, poi io vorrei raccontarvi un po' anche il mio 77, se possibile, ma darei la parola a Cristian che ci parli del numero, di come, della rivista in generale, di come è nata. Io ho assistito alla presentazione del primo numero, mi ricordo, nell'ambito della festa del cinema, e sono davvero contento del buon cammino di questa rivista, di cui si sentiva la mancanza, di cui si sentiva l'urgenza. Quindi, se ci dici un po' l'operazione della rivista, poi Ermanno magari entra più nel merito del numero in questione. Sì, grazie Vito e grazie a tutti gli intervenuti. E rapidamente, mi fa piacere ricordare appunto questo progetto, un progetto editoriale che, come si dice, covavamo da diverso tempo, io e Paolo Mattera. Peraltro questa sera non è qui con noi per motivi di salute, quindi si scusa. E che Rubettino, l'editore, insomma, ha accolto con grande entusiasmo. Di questi tempi non è cosa scontata, soprattutto pensare di varare una rivista cartacea, perché in fondo Cinema e Storia è pur sempre anche una rivista cartacea, poi anche qualcos'altro. E siamo appunto arrivati al terzo numero, Italia 77 è il terzo numero. Al momento questa rivista è un annale, quindi esce una volta l'anno. Dal 2014 esce in questo periodo, quindi ad inizio d'anno. Fino all'anno scorso invece il periodo di uscita era l'autunno. I numeri precedenti sono stati, il primo che ha inaugurato appunto la rivista era sugli anni 80, quando tutto cominciò, e il secondo, curato da Andrea Minuz e Guido Vitiello, su cinema e Shoah in Italia. Quindi tre argomenti abbastanza diversi, anche se con il 77 in qualche modo torniamo a quelli che poi per certi aspetti sono anche i prodromi degli anni 80. E questo progetto appunto nasce da chi studia cinema, quindi da una parte ci sono io, dall'altra parte non della barricata, assolutamente non c'è nessuna barricata, ma anzi un terreno comune, uno storico contemporaneista come Paolo Mattera,
E accanto a noi, intorno a noi, soprattutto sopra di noi, c'è un comitato scientifico, come dire, di garanti, tra cui, ecco, mi fa piacere ricordare anche la presenza di Vito Zagarrio, di altri studiosi italiani, ma non solo italiani, che si sono occupati negli anni del rapporto cinema e storia per motivi diversi. E di anno in anno noi cerchiamo appunto di andare avanti in questa direzione, cioè pensare a dei progetti, a delle tematiche che evidentemente possano essere raccontate secondo questo duplice approccio, che quindi coinvolge, coinvolge di volta in volta una serie di interventi, di relazioni, di contributi che possono arrivare da parti assolutamente molto distanti. Per esempio Italia 77 nasce da quello che in gergo si chiama un call for paper, quindi una sorta di chiamata alle armi che noi abbiamo buttato nel mare della, diciamo nel mare magnum della comunità scientifica, degli storici e degli studiosi di cinema, e abbiamo ricevuto proposte che arrivavano non solo dall'Italia ma persino da chi lavora in Turchia o chi lavora negli Stati Uniti eccetera, ma che aveva presente un certo terreno da appunto così sondare. Mi fa piacere ricordare, prima di passare la parola a Ermanno Taviani, che Cinema e Storia è sempre un numero speciale, sempre un numero monografico su un tema per l'appunto, ma è anche una sezione intitolata Stile Libero, curata da Chiara Gelato, che è qui presente, che è anche il nostro direttore responsabile, e che contiene tutta una serie di interventi appunto più liberi, non legati al tema monografico, anche più rapidi, più diciamo così trasversali, e che riguardano in qualche modo l'attualità, che riguardano tematiche scottanti, tematiche che possono essere nel dibattito appunto attuale, oltre ad un osservatorio sui film e da quest'anno sui libri, soprattutto i libri che ancora non sono stati tradotti in Italia, quindi libri che trattano del rapporto cinema e storia, che speriamo vengano tradotti appunto in Italia. Ecco, questo è un po' il progetto in cui si inserisce questo nuovo numero, Italia 1977, crocevia di un cambiamento, che come per ora diciamo è consuetudine della rivista, ossia quello di appaltare fuori la curatela, abbiamo appunto deciso di affidare all'amico e collega Ermanno Taviani. Quindi io ti darei la parola per illustrare questo numero. Allora, io intanto colgo l'occasione per ringraziare Christian e Paolo, che non c'è, di avermi affidato questo compito, perché poi gran parte del lavoro è stato fatto da loro, diciamo. E così come tutto il peso della rivista, diciamo, in cui poi noi, il comitato scientifico, ogni tanto diamo qualche consiglio, ma è questo poi il ruolo dei comitati scientifici. Io credo che questo numero presenti più di un elemento di interesse, al di là del fatto che è una raccolta di saggi, permettetemi di dire, singolarmente interessante nella sua varietà, in una varietà che non è quella cacofonia di tante riviste in cui si trovano cose molto diverse e che alla fine non riescono a comporre un mosaico. Naturalmente il mosaico del 77 è ben più complesso e tante cose sono rimaste fuori. Però abbiamo cercato, come dire, di, accogliendo una serie di proposte, andare oltre una serie di steccati che, rispetto a cui la critica e anche una parte della storiografia diciamo, ha superato, ma che invece nel discorso pubblico sul 77 sono ancora molto forti. Diciamo. Intanto, rispetto alla parte più strettamente cinematografica, come vedrete c'è, come dire, un superamento di qualsiasi questione che non sia un fatto di ordine e di impatto sociale e culturale tra cinema alto e cinema medio, tra cinema alto e cinema basso, tra cinema di serie A e cinema di serie B, perché alcuni dei contributi invece prendono il cinema di quell'anno dentro un considerando dal saggio di Christian a quello di più autori appunto sull'altra faccia del 77, considerandolo in tutti i suoi aspetti. Accanto a questo si è cercato, come dire, di vedere nelle tre accezioni del rapporto del cinema e storia, che per comodità usiamo: agente di storia, strumento per raccontare la storia e fonte per la storia, abbiamo cercato di andare oltre quella che poi diciamo quel metodo che spesso gli storici soprattutto continuano a usare, di andare a caccia degli errori nei film di storia eccetera, non capendo invece che poi
il problema è riportare al presente soprattutto che ha prodotto quei film e al loro impatto sociale. Ecco, questa è stata un po' la logica di fondo, e quindi voi troverete appunto, oltre poi anche a una, come dire, una considerazione non stretta sul 77, perché si parla anche di film, come nel saggio di film precedenti, come Gruppo di famiglie in un interno, nel saggio di Giori, o film girati nel 77, insomma, diciamo, vari, una giornata particolare che in un qualche modo si colloca a cavallo, e così via. Io credo che quell'anno, per le sue peculiarità, diciamo, è ancora prigioniero appunto dentro schemi vecchi di interpretazione: 77 violento, 77 creativo, compromesso storico no, e insomma tutta una serie di come dire, chiavi di lettura che appartengono appunto a quell'epoca stessa, e che quindi però a questo punto noi dobbiamo guardare, diciamo, e anche sul piano cinematografico, diciamo, c'è questa tendenza. Dobbiamo in qualche modo storicizzare. Questo numero della rivista è un tentativo di fare questo, dove c'è Studio Azzurro così come Visconti, dove c'è Scola così come Padre Padrone, o appunto il cinema erotico, o invece, diciamo, e anche la politica, ci si arriva in qualche modo indirettamente, o direttamente come fa Paolo Mattera, però in un qualche modo senza voler dipanare necessariamente tutte queste contraddizioni. Ancora si aspetta un libro di storia sul 77 che dia conto, diciamo, in maniera appunto prendendo le distanze da quelle letture, e che in qualche modo ce lo abbia riraccontato. Esistono tanti saggi, alcuni contributi, ma ancora non, diciamo, non, forse non c'è stata ancora sufficiente distanza. E quindi, così come appunto la interventi su come dire, i segnali e i segni contrastanti che ci lancia quest'anno, la violenza, la cappa plumbea, ma anche, diciamo, un po' come tutta quella parte degli anni 70, e quindi invece anche la carica di liberazione, di ricerca, così come appunto nel saggio di cui magari poi Vito ci parlerà, su Parco Lambro e appunto sulla memoria audiovisiva di quel festival, diciamo, appunto, in cui dialettica della liberazione, per usare un termine di allora, e invece violenza, disperazione, marginalità, si sono, diciamo, manifestati in maniera così, così chiara. Ecco, io credo appunto che questo, come si dice in questi casi, dovrebbe essere un primo passo verso una riconsiderazione di tante di queste antinomie, uscendo fuori appunto da tutta una serie di anche luoghi comuni, perché poi dal mio punto di vista di storico, appunto, spesso sono fonti molto più interessanti film molto meno famosi e molto più marginali rispetto invece ai film mainstream, come si suol dire, in cui che sono stati, come dire, sono entrati dentro i libri di storia del cinema. In questo senso, appunto, poi alcuni saggi vanno, alcuni articoli, scusate, forse è il termine più appropriato, in qualche modo tentano di cogliere lo spirito di un'epoca attraverso appunto film come Un borghese piccolo piccolo, ad esempio, che non è un film direttamente politico, ma in cui ritroviamo. Così come c'è invece un ultimo contributo, a parte la parte appunto invece stile libero, che ricordava Christian, con altri interessanti interventi, come dire, diciamo, che stanno dentro la dimensione redazionale, diciamo, della rivista, la sua continuità editoriale, e su Pazze lavorare con lentezza. E per ora mi fermo qua, salvo appunto sottolineare come non è un caso, non sia un caso che quale aspetto del 77 ha raccontato il cinema, poi di fatto proprio quello del 77 creativo, diciamo, il 77 violento, il 77 del 12 marzo, il 77 dell'assalto all'Ama,
e tutti quegli altri, o di Giorgia Ramasi, eccetera, e così via, non ha trovato ancora un cinema che l'ha raccontato. E questo sia per la difficoltà di raccontare la politica, e una politica, è una dimensione politica così, diciamo, che permeava in maniera così immanente il mondo giovanile, almeno una sua parte, e la società italiana di allora, ma sia anche appunto per la difficoltà di, appunto, come dire, mettere insieme protesta giovanile, movimenti, appunto, liberazione, e invece questa carica violenta, e questo poi anche, diciamo, rapporto appunto anche poi con la lotta armata vera e propria, diciamo, l'assalto al palco di Lama, di cui si è riparlato in questi giorni, fu guidato da Antonio Savasta, che poi è diventato poco tempo dopo uno dei capi della colonna romana del Brigadiero. Cioè, comunque, diciamo, a quella storia va ridato anche in senso storico tutta la sua dimensione. E forse anche per queste ragioni questa rivista è un tentativo appunto di superare, diciamo, almeno sul piano degli interventi, eccetera, questo tipo di problemi che il cinema invece ancora stenta a... il 77 ha appunto l'unico film, cioè, pochi i film. E io però mi fermerei qua. Bene, grazie Emanuele. Mi sembra che il taglio della rivista sia proprio quello della revisione, no? Di rivisitare, al di là degli stereotipi, era un po' così quello sugli anni Ottanta, in cui avete fatto vedere bene che gli anni Ottanta non sono soltanto quell'ecografia così un po' baluginante di cui si è parlato, di schermi opachi, ma invece è un cinema tutto da rivedere, pieno di cose. Così mi sembra anche il cinema del 77, no? Che è facile bollare e connotare, ma poi è diversissimo. Qui vedo dall'indice, io conosco alcuni dei saggi ma non ho visto ancora la rivista edita, ma in alcuni saggi c'è da un lato appunto il film di Scola, ma dall'altra parte i nostri Monetti e Palla, che sono lì, che giocano in casa, ma insomma, se vogliono intervenire ovviamente intervengono, che fanno un panorama complessivo in cui si parla da un lato di Carlo Di Carlo, dall'altra parte del giorno dell'Assunta, dall'altra parte di Carmen Villani, quindi è molto complesso quel... Sono quegli anni lì, quindi un cinema molto diverso e un'epoca tutta da rivedere, da rivisitare. E allora però andiamo a vedere i registi che cosa ne pensano. Carlo Di Carlo l'ho chiamato appena in causa perché se ne parla in alcuni di questi saggi, ma io darei prima la parola per cavalleria a Sofia Scandurra, appunto, di cui fra qualche giorno rivedrete un film storico, un film che fissa un'epoca, poi il taglio femminista, il taglio di gender, che, come si direbbe oggi, un film che quindi fa storia. Sofia, ci vuoi dire tu qualcosa, il tuo 77, partendo anche dalla tua esperienza personale? Ma io non sono una storiografa, non ho fatto mai storia nel cinema, io l'ho fatto da dentro il cinema, cioè l'ho fatto prima come aiuto per tanti anni e poi come regista. E il 77 è uno di quegli anni in cui io mi sono sempre detta, ho avuto la fortuna di lavorare nel cinema quando il cinema era grande, perché film come Una giornata particolare di Scola o Un borghese piccolo piccolo di Monicelli, eccetera, sono film indimenticabili. Io ho fatto per anni l'aiuto a Zampa, e anche Zampa in questo periodo c'ha Il mostro, che è un film che io ho iniziato con lui a preparare, poi siccome è partito il mio a metà sono andata via, però è anche quello credo uno dei più belli di Zampa, come secondo me il più bello di Ettore Scola è proprio Una giornata particolare. Cioè è stato un anno insieme, poi ci sono stati film molto particolari tipo Porci con le ali, che nasceva da Paolo Pietrangeli, che in realtà faceva il cantautore fino a quel momento. Ma la cosa che ci tengo a sottolineare è che tutti questi film in fondo nascono da dei romanzi, perché il mio nasce da un romanzo di Dacia Maraini,
e tutti quelli che ho citato, tipo il Borghese, nascono tutti da romanzi, il che significa che partivano già da una base di conoscenza e di, cioè praticamente già valutata e valida. E questo, io lavoro in una scuola e questa è una cosa che io continuo a dire ai ragazzi, per esempio, quello di partire da cose letterarie per trasformarle in cinema, e invece è sempre difficilissimo perché ognuno vuole fare l'autore di se stesso e quindi diciamo diventa difficile riuscire, insomma. Io so che nell'arco di 30 anni di questa scuola abbiamo fatto da libri soltanto 3 o 4 corti, quindi diciamo significa che i giovanissimi non recepiscono questa esigenza. Nel 77, ovviamente ero molto giovane, e la cosa più bella era proprio il set, perché si lavorava sempre tra amici. Nel cinema esistono le famiglie, no? Per cui diciamo si lavorava con un entusiasmo gigantesco, senza orari, perché gli orari sono arrivati dopo, perché la lotta e i sindacali sono nate subito dopo. Facevamo orari di 18 ore, di 20 ore, senza nessun problema. Quindi diciamo io il cinema l'ho vissuto dall'interno, questo è quanto. Bene, e quindi siamo sulle testimonianze personali. Io dalla testimonianza personale volevo tentare anche di porre un problema storiografico, non so se mi vuole rispondere Carlo oppure ne parleremo subito dopo la sua testimonianza personale. E lo ricavo dal saggio di Domenico e Luca di cui parlavo prima. Cioè il 77 è il momento in cui tradizionalmente si colloca la crisi del cinema italiano, no? C'è stata la rottura del monopolio pubblico, quella che chiama Miccichè l'inizio della catastrofe, no? Dal 76 poi l'inizio della crisi sino a oggi, in cui non vediamo l'uscita del tunnel. Però poi c'è una possibilità, no, quello che sfugge alle classificazioni, come si diceva prima, e che avrebbe potuto, l'exergo del loro saggio, avrebbe potuto gettare le basi per un autentico rinnovamento. Allora questo 77 e dintorni è l'inizio della catastrofe e del tunnel buio, o è invece la possibilità di un rinnovamento che poi è stato represso, tarpato, oppure è iniziato in realtà un rinnovamento, quello sottile che porta al nuovissimo cinema italiano? È un problema di cui, senti, di cui una cosa, parlare. Una cosa che mi ricordo è che in una critica, Miccichè all'epoca faceva la critica su Epoca, e nella critica al mio film disse che si aspettava un linguaggio nuovo e che era rimasto deluso perché questo linguaggio nuovo non c'era nel nostro film, nonostante che fosse un film tutto fatto da donne, eccetera. Ma la cosa che mi ha entusiasmato è che qualche anno dopo, in una conferenza che non c'entrava niente, io stavo in platea, lui non sapeva neanche che io ci fossi, disse che gli dispiaceva questo fatto di aver detto questa cosa, perché dopo 2000 anni non si poteva cambiare linguaggio. Scusa, se so, ti ho tolto la parola. No, bene, la diamo invece a Carlo, di cui vi ricordo venerdì 21 si farà, 21 alle 21 si proietterà Per questa notte, che era il film di cui si parla anche nella rivista. Quindi la parola a Carlo Di Carlo, vediamo qual è il suo 77. Ah, ce l'hai. Ma il mio 77 è abbastanza casuale, diciamo, come data, nel senso che io dopo una lunga stagione di documentari, non riuscendo a lavorare in Italia, venni contattato dalla seconda televisione tedesca, quella dove si stava formando il nuovo cinema tedesco, e ho realizzato tra il 69-70 e il 75 5 film per loro, tra cui due Calvino,
che avete visto anche qua, Avventure di un lettore dagli amori difficili e dati con zero l'inseguimento. Quindi succede che all'inizio del 72 esce da Feltrinelli il libro di Onetti, autore che fino allora io non conoscevo, e rimango abbastanza folgorato da questo libro, in cui non mi interessa tanto il racconto realista barocco che c'ha, ma il plot del romanzo e anche questo senso di sfilacciamento di tutto che rimane sospeso. E da lì mi viene l'idea di trasformare questa modalità narrativa in un film completamente astratto, al di fuori della situazione specifica, perché poi raccontavo un episodio di una delle ultime avamposti della guerra di Spagna e di questa nave poi che è arrivata in Argentina, si svolgeva prima della guerra ovviamente. E questo progetto è andato avanti per lungo tempo, perché non riuscivo assolutamente a trovare il modo di farlo. Insomma, io era già da qualche anno che cercavo di fare il mio primo lungometraggio, ma non ce l'ho riuscito. Diciamo che il mio film è targato Ital Noleggio, come diceva Vito prima. Quello era l'anno in cui l'Ital Noleggio è stato commissariato, il commissario venne nominato un giudice di Cassazione, Ugo Gnutta. Io non lo so se questo era dentro a un progetto di un rinnovamento del cinema, quello non mi pare ad occhio, insomma, che quella stagione dell'Ital Noleggio abbia contribuito a questo. Anche perché ogni progetto era talmente diverso l'uno dall'altro, quelli poi realizzati, insomma, quelli diciamo che vinsero la lotteria, ecco, eravamo in 8-9 credo. E cercai di ambientare, occorreva una città di mare naturalmente, trovai questa Livorno meravigliosa che ho cercato di far diventare astratta, e dove ho calato dentro questa storia che è tutta metaforica ed è tutta linguistica. Naturalmente me lo sono tirato dietro, perché non è che me l'hanno perdonato facilmente questo fatto, no? Che poi stava coincidendo con delle cose che accadevano, come ha detto prima Taviani, il zeitgeist, il sentimento del tempo c'era, no? Quindi ognuno di noi lo viveva. Io sono bolognese, non ho vissuto il 77 a Bologna, perché avevo appena girato il film. Comunque si fece poi una proiezione a Bologna nel 78, l'anteprima venne fatta a Bologna. Il film suscitò delle critiche molto contrastanti, è andato a molti festival, è andato alla settimana della critica a Cannes, dove da 10 anni non andava un film italiano, è andato a Berlino, è andato a Pesaro, anzi appunto a Pesaro ebbe anche un riscontro dialettico molto, molto forte. Mi ricordo un intervento di Baldelli, di quelli suoi terribili, proprio segnati, sì, una cosa. Io so che uscì a un certo punto, perché non riuscivo più a sentire questa veemenza, che non era una veemenza di quel momento, insomma. E niente, quindi il mio film è uscito nel 77, perché è stato fatto nel 76, ed è uscito nel 77, non ha altre motivazioni né di tipo ideologico né di tipo storico, quindi non lo so, penso che sia un film dove io taglierei oggi, avendolo rivisto da poco, 20 minuti, almeno 20-25 minuti, ma a parte quello io penso che ci sia questo sentimento che annuncia qualche cosa che sta per accadere, che potrebbe accadere e potrebbe non accadere.
Questo è quello che penso io, poi bisogna naturalmente vedere voi quando lo vedete che cosa ne pensate. Bene, grazie, grazie Carlo. Io forse posso aggiungere allora un po' del mio 77. Io ho parlato fatto un mio ricordo. Purtroppo quando si parla del 77, soprattutto le nostre generazioni non possono non fare i conti con la propria esperienza, no? Che è un po' diversa dall'immagine dello studioso che studia con un certo filtro. Per me il 77 è vissuto dalla generazione che ha fatto il 68 un po' troppo da piccolo, e che però proprio nel 77 ha colto le vicende della storia. E per me è stato il 77 è stato il cambiamento del privato, un cambiamento che parlava soprattutto di privato, no? di cambiamenti profondi nei rapporti interfamiliari, nei rapporti della sessualità, nei rapporti tra individuo e società, più che per quanto riguardava il politico vero e proprio. Per me il 77 però parte un attimo prima, e quindi parlo dell'estate precedente, che però quella preparatoria al 77, che è l'estate del 76, il Parco Lambro è stato per me un appuntamento fondamentale, perché da lì poi gli storici del 77 racconteranno un giorno che da lì partono le dinamiche che saranno fondamentali, che esploderanno nel 77. Il Parco Lambro, come qualcuno saprà, è questa grande festa organizzata al Parco Lambro di Milano, in cui nascono le prime violenze, la famosa espropriazione dei polli, l'assalto al camion dei polli, e partono in questa grande festa rock in cui si parlava delle radio libere, ma libere veramente. Partono invece una serie di dinamiche che poi sfoceranno per altre vie, ovviamente non è che parta dal Parco Lambro, ma il Parco Lambro è un sintomo molto evidente, che sfoceranno nelle violenze del 77. E io mi sono trovato a ricordare, a ricostruire quel momento storico, e ho capito che già in quel momento si capiva l'importanza di quell'essere lì, no? Ci sono momenti in cui l'anonimo personaggio vive senza capire la guerra che gli sta attorno, no? Lo Stendhal, no? Il piccolo personaggio che non capisce i grandi cambiamenti, le grandi trasformazioni della storia. Ecco, invece quell'estate e quei giorni del Parco Lambro, in quei giorni c'era l'esatta sensazione che stesse succedendo qualcosa di molto molto importante, che poi ho ricostruito ex post. Pensate che io facevo parte di una troupe che riprendeva questo evento, ma che l'evento veniva ripreso con grandissima coscienza dell'accadimento, di quello che stava per succedere, da un regista che si chiamava Alberto Grifi, di cui allora noi non coglievamo la grandezza. Ma Alberto Grifi organizzava una ripresa del Parco Lambro, che poi diventa un film cult, no? Attraverso quelle immagini poi si è ricostruita veramente una generazione. A volte sono state immagini censurate, sono state immagini che lo stesso Grifi ha censurato, perché da lì si riconoscevano personaggi che poi sono stati in galera, o personaggi che facevano delle violenze che si dovevano oscurare proprio per una coscienza politica che Grifi aveva. Ma quindi pensate, uno dei più grandi video artisti, sperimentatori, situazionisti del nostro cinema / video / televisione, con delle telecamere. Quindi già allora c'era la rivoluzione elettronica in atto, quello che poi è diventata la piccola telecamera digitale, ma allora c'erano questi ingombranti videotape, come si diceva, e qualcuno tipo Roberto Faenza già intuiva, ma lo stesso Baldelli, no? Informazione contro informazione, intuiva l'importanza di questi nuovi strumenti. E poi una certa sinistra che si mescolava invece con la sinistra estrema. Noi eravamo giovani figicciotti, ma addirittura una delle nostre telecamere era dell'Arci, quindi i socialisti più i comunisti. Ma invece no, noi era cosciente, si sapeva anzi che la telecamera era dell'Arci, e poi però ci mescolavamo con l'estrema sinistra, con i compagni del servizio d'ordine del gruppo di Parco Lambro. E ecco, quindi da una parte Alberto Grifi, dall'altra parte le videocamere, dall'altra parte chi cantava "Ma la radio libera è libera veramente", dall'altra parte questo riconoscersi. A Parco Lambro mi ricordo di aver conosciuto i futuri docenti di storia
storia del cinema, c'era Alberto Farastino con un fazzolettino seminudo nel caldo, insomma si sentiva che stava succedendo qualcosa, a parte la violenza, l'espropriazione dei polli, ma questo senso, tu Ermanno parlavi della creatività, ecco, c'era questa creatività totale in fuoco, questa grande felicità di essere in un momento giusto. Non sapevamo quello che sarebbe successo, l'EP38, il terrorismo, l'evoluzione successiva, ma si sentiva che lì c'era un buco nero, no? del mondo, che dava una grandissima felicità di essere in quel momento storico, in quel momento. E infatti ho ricordato, lo dico, mi dispiace che c'è la mia ex studentessa, non lo dovrei dire, mi sono ricordato che mi sono ritrovato, forse c'è in qualche fotogramma, nudo con un videotape in mano, perché facevamo la danza lo ritrovi su YouTube. La danza, ma ne sono fiero, la danza della pioggia con queste telecamerine, anzi noi riprendevamo noi stessi che ballavamo nudi sotto la pioggia, quindi questo per dire quanta acqua appunto è passata sotto i ponti. Ma quello, ecco, per me quello metaforicamente, anche se forse con una sfasatura temporale, perché qualche mese prima, ma d'altra parte la storia non si fa col primo gennaio, no? Con l'accetta delle fasi, dei mesi temporali, quello è veramente l'idea di un 68, dove c'era un grande dramma politico, perché poi c'era la violenza, poi c'era la droga, poi c'erano i compagni tra virgolette del servizio d'ordine che impedivano di usare le droghe pesanti, ma ovviamente droghe leggere a go-go. E dall'altra parte però questo senso di grande creatività, che si potesse fare tutto, che tutto fosse lecito. E quindi forse questo è anche per rispondere, per tornare al cinema, forse quello è un momento in cui avrebbe potuto cambiare davvero, in cui avrebbe potuto svilupparsi questa grande energia. E poi invece siamo andati con le televisioni private, siamo andati con il duopolio, siamo andati con Mediaset, siamo andati prima con Rusconi, poi Mediaset, siamo andati verso un'altra Italia. È stata un'occasione persa, una delle tante, gli storiografi ne parlano, no? Le quante occasioni perse abbiamo avuto dal dopoguerra in poi, oppure no, oppure è stato l'inizio invece di un lento degrado, di una lenta crisi di cui aspettiamo la fine, aspettandosi sempre un nuovo rinascimento. È da porre agli storici, appunto. Sai cosa c'era anche nel, almeno da parte mia, cioè Io sono mia è stato il primo film fatto da tutte donne, eccetera, c'erano degli obblighi politici che in realtà hanno represso tanta creatività. Cioè oggi come oggi, rivedendo il film, a me per esempio dà molto fastidio il fatto che in ogni scena si parla di sesso. Oggi come oggi mi dà proprio fastidio, perché dico non serve, ma perché? Invece all'epoca c'era questa obbligatorietà che si doveva sempre parlare di sesso, perché era la prima volta che le donne conquistavano questo argomento. Quindi diciamo il manifesto politico... Ma che l'idea era vera, insomma, questo... No? Certo, cioè... tante cose, ovviamente è un film che ha 36 anni, quindi cioè come lui vuole tagliare 40 minuti, io invece vorrei tagliare un po' di cose anch'io. Vabbè, metteci un po' di maschi. No, il maschio, anzi, Michele Placido, che era il maschio negativo, in realtà ci si è buttato talmente tanto anima e corpo che ha esagerato, cioè lo ha fatto diventare più negativo di quello che noi proponevamo, capito? Era un senso di colpa bimillenario che forse esprimeva. No, io volevo aggiungere due cose, che appunto a partire dalle cose che sono state dette negli altri interventi, e che appunto il 77 per molti versi, la cosa che impressiona nel suo cinema, ma anche nello spirito appunto del tempo, è la somiglianza con la fase attuale, diciamo, almeno nella fase innescata dalla crisi. E quindi è proprio, come dire, l'annuncio. Poi gli anni 80, gli anni 90 saranno una cosa in parte diversa, però il senso che non ci sia futuro, la sensazione della precarietà,
il passaggio da una società del lavoro garantito al lavoro non garantito, il, come dire, questo pessimismo, questo che poi negli anni Ottanta, nella loro, diciamo, nelle, appunto, si possono dire tante cose, appunto il libro più famoso degli anni 70 degli storici si chiama Il paese mancato, dove però il, al centro è gli anni, quello di Guido Kreins, gli anni 68-74, 77 ne dà un, da ex 68ino nel 77 dà un giudizio abbastanza sbrigativo, diciamo, e veloce. Però appunto nel 77, oltre a questa somiglianza dello spirito soprattutto dei giovani con quello attuale, ed emerge anche nei, nei saggi e emerge in, in molti dei film che sono stati ricordati e che sono ricordati negli articoli, come ha scritto poi Zagarrio in un'altra sede, come appunto accennava, invece partono tutta una serie di novità nel campo appunto il video eccetera, e mi spiace che questo numero, perché poi alla fine, come si dice a Roma, l'autore mi ha tirato una sola, non ci sia una riflessione sulle TV libere, sulle radio anche, che sarebbe stata che manca, e che è appunto invece un radio città futura, da un punto di vista storico appunto non c'è dubbio che poi il 77 come il 68 cominci nel 76, e sicuramente il coagularsi dell'area dell'autonomia e i circoli del proletariato giovanile, tutti quei fermenti soprattutto a Milano e Torino, in qualche modo ne spostino la cronologia. Però appunto dentro nel 77, no, non è il 77 ovviamente, non è che è il febbraio 77 che compare il video, però in qualche modo dentro quel momento di passaggio così tumultuoso vengono sperimentate e cominciano, diciamo, delle cose che poi daranno il segno al mondo della comunicazione nei decenni successivi per molti versi, anche se cambiati di segno, come dicevi tu, e quindi la vicenda di Studio Azzurro, diciamo, è significativa, ma la vicenda appunto di tanti registi e persone che come te erano a Parco Lambro o a Roma il 12 maggio del 77 e che poi invece quella dimensione l'hanno vissuta in un modo diverso nella televisione. E poi finisco veramente, le radio libere dal 74-75, ma nel 77 hanno questa esplosione ed è appunto una cosa che manca, hanno inventato, riprendendo sì anche modelli americani per certi versi, la radio come adesso, cioè il fatto che la radio, non quella appunto però pubblica poi eccetera, è fatta dagli ascoltatori, diciamo il 77 è proprio l'irruzione di questa dimensione, dalla radio invece tutta segmentata con i programmi, i radiogiornali eccetera, così si arriva alla radio dove invece sono le voci degli ascoltatori che la fanno, il Radio Alice, Radio Onda Rossa, Radio Sherwood, cioè quella degli autonomi padovani, sono dei tipici Radio Città Futura, tipici esempi. Fatta da Lanza Rossellini, che poi però ha tirato fuori la Rumor. E poi ha tirato fuori la Rumor, lo so, ma insomma se andiamo a vedere quanti ex 68 e 77 sono nei ranghi di, diciamo, strutture, sono stati produttori politiche di tutt'altro segno, diciamo, è un gioco che ci potrebbe, insomma, non basterebbe la serata per ricordarvi tutti. Cristian, no, volevo ricollegarmi a quanto è stato detto. Mi ha colpito in particolare quello che ha sottolineato Di Carlo a proposito della sua lettura del suo film, e io concordo molto sull'idea che in qualche modo il cinema di quegli anni, il cinema del 77 o comunque i film che poi alla fine sono usciti nel 77, in un modo o nell'altro rappresentino questo senso di sospensione nell'attesa, sì, di qualcosa che possa accadere, magari appunto anche di catastrofico. E c'è questo tardo poliziottesco di Pirri, Italia ultimo atto, voglio dire, che la dice tutta già nel titolo, no? Noi abbiamo un po' rubato appunto il titolo di Pirri per la rassegna che peraltro appunto viene proprio inaugurata questa sera. E però è proprio questo, e quindi da un lato mi sembra che questa distinzione tra l'avvento delle nuove tecnologie fondamentale, quindi è stato ricordato già, quindi la guerriglia television, no, importata in Italia anche grazie appunto al manuale famoso di Faenza eccetera, e quindi le pratiche del video che sono dentro, proprio come tu ci hai testimoniato, proprio sono dentro agli eventi
con una consapevolezza di esserci, quindi lì c'è un discorso proprio politico, secondo me, del mezzo molto interessante. Mentre il cinema sostanzialmente come dire, è sospeso in un'atmosfera rarefatta, fuori dalla storia, sostanzialmente fuori dalla storia. Il cinema del 77, da appunto Italia Ultimo Atto, che sì, da un lato fa vedere la morte di Giannino Zibecchi, i carri armati, quindi degli eventi molto, come dire, referenziali alla realtà di quegli anni, ma dall'altra è un film assolutamente sospeso in un mondo, in un'atmosfera, in una situazione che sembra appunto marziana per certi aspetti. E lo stesso mi pare, ecco, emergesse da quanto ci diceva riguardando il suo film, appunto, di Carlo, ma anche dai film del 76, da due film del 76, diciamo politici per motivi diversi, come Cadaveri eccellenti, no? E Todo modo, tra Petri e Rosi. Lo stesso Rosi in qualche modo sospende il suo cinema politico indiziario e crea questa atmosfera, non a caso dietro c'è Sciascia, quindi crea questa atmosfera sospesa, no? Anche Todo modo, certo, c'è Moro, c'è la prefigurazione addirittura del suo Calvario, ma in realtà è un tempo fuori dalla storia. Ecco, questa secondo me è la sensazione che il cinema restituisce, il cinema, diciamo, poi è emerso, il cinema visibile, quello che poi va in sala in quegli anni, considerando poi che ci sono casi molto, molto diversi, perché poi c'è anche chi, come Magni, invece va nel passato, no? A nome del Papare, però naturalmente per raccontare il presente del terrorismo, eccetera. Però insomma c'è effettivamente quello che poi qualcuno oggi ha definito molto bene lo smarrimento del presente, a proposito del cinema di Nanni Moretti, no? Il titolo del libro di Roberto De Gaetano, lo smarrimento del presente. Beh, già da lì effettivamente si comincia a evidenziare questa condizione nel cinema, nella rappresentazione appunto della fattualità di ciò che viene portato appunto sullo schermo, che in questo senso è molto nostra. Lo smarrimento del presente è senz'altro quello che viviamo tutti noi oggi. Bene, ci sono delle domande sulla, non so, noi non abbiamo moltissimo tempo, ci hanno detto un'oretta, però mi sembra che ci siano molti temi su cui discutere. Certamente, se posso, intanto aspettando qualche domanda per rompere il ghiaccio, certamente c'è un cinema un po' di stallo, no? C'è un cinema, è stato chiamato il cinema del riflusso, un'altra etichetta su cui discutere, uno dei libri della mostra di Pesaro, ma è veramente così. Forse l'ipotesi è che ci sia un cinema che non riesce a cogliere davvero quello che sta succedendo nella società, che però è molto forte. Ecco, sì, non so se sono, vorrei riflettere sulle parole di Ermano, non so se sono d'accordo su questo 70, su questa visione del 77. In realtà nel 76, cioè, lo mettevi molto a raffronto con la situazione attuale, no? E oggi sento una situazione molto più paludosa di quella di allora. Allora c'era forse l'idea di un'Italia Ultimo Atto, ma con la possibilità, con la grande sensazione di un cambiamento, forse nel caos, forse nell'anarchia, forse nel crollo delle tradizioni, ma con la possibilità però di pensare a livello di future generazioni, a livello di ventennale, trentennale, cosa che non c'è più. Ricordiamoci appunto che molti della nostra generazione hanno avuto amici che non esitavano un minuto a sacrificare la propria vita per un loro impegno, magari sbagliato, magari demenziale, ma trovandosi côté a côté con altri compagni più normali o con altri amici più normali, quelli che studiavano a fisica piuttosto che non a lettere, piuttosto che non in altri. E quindi lì c'era la sensazione di poter dare la vita per un impegno, e lo stesso impegno culturale. Grifi è un, da questo punto di vista, è un estremo, no? Nella sua stessa vita, nella sua sperimentazione, nel suo vivere estremo. Oggi tutto questo non c'è, nessuno di noi sacrifica le proprie piccole certezze borghesi per rischiare la propria vita, rischiare la propria pelle, rischiare la propria arte. Ecco, non so, questo ho un po' la sensazione, forse c'è l'idea di un ultimo atto e l'ipotesi, la minaccia di un ultimo atto, ma con una sensazione molto diversa. Io credo che quegli anni fossero anni in cui si capiscono
gli esiti del 68, soprattutto dal punto di vista del privato. È lì che c'è la rivoluzione dei sessi, la rivoluzione del... Tu dici questa cosa e forse oggi vorresti cambiare, ma era importantissimo allora questa rivendicazione di una sessualità diversa, questa rivendicazione di rapporti familiari diversi, questa rivendicazione di una messa in stato d'accusa del padre padrone, no? Non a caso è un titolo poi di quegli anni, della sono anni in cui si legge Cooper, sono anni in cui si legge Ronald Lang, in cui si prende degli americani il discorso su normalità e follia. Ecco, tutte queste cose sono... Poi nasce l'autocoscienza, no? La famosa autocoscienza, in cui poi che succedeva? Che tutti raccontavamo i fatti nostri e poi c'era qualcuno che se ne serviva e li scriveva e ci guadagnava i soldi. Detto tra noi. Vabbè, quindi questo è un po'... Però effettivamente il cinema, avete ragione voi, che non riesce a cogliere più, molto meglio del cinema, lo colgono le radio, lo colgono l'elettronica di Alberto Grifi, le sperimentazioni, la videoarte, Gianni Toti in quegli anni che comincia da poeta a fare il cineasta, no? È di Shaul, di che anno è? Di Shaul e di Sicari? È del 75 forse, un po' di anni prima, e poi comincia a fare il videoartista. Ecco, sono delle cose sotterranee che poi portano a un rinnovamento molto profondo. Carlo, vuoi aggiungere qualcosa? No, cioè, ho dimenticato prima di dirvi che insomma poi ognuno arrivava però con un suo percorso. Insomma, io ho fatto il mio primo documentario sulla strage di Marzabotto, poi sono diventato l'aiuto di Pierpaolo per Mamma Roma, Ricotta alla rabbia. Poi ho fatto un lungo documentario sul ghetto di Terezin, che allora nessuno sapeva nemmeno che esistesse. E, insomma, è cominciata la mia collaborazione, durata poi 30 anni, con Roversi. Ho fatto il 68 con Pierpaolo, Citto, Maselli, Gregoretti e gli altri, Lino. Insomma, quindi non è che arrivavamo lì insomma, dalla luna. Cioè, ognuno si portava dietro le sue esperienze e quindi cercava di fare il film che voleva fare, perché allora si faceva ancora il film che si voleva fare, se no non si faceva il film. Quindi mi pare che parliamo del Paleolitico inferiore, guarda, quindi, da tutti i punti di vista, insomma. Tra l'altro, se posso... Anzi, mi ricordo, scusate, questa è molto carina, che quando c'era Giorgio Ferrara che doveva fare il suo primo film assieme a me nel gruppo dell'Italnoleggio, e era circolata la voce che Ferrara faceva il cuore semplice, mi pare, no? Perché Berlinguer aveva telefonato a Gnutta. Questo per dirvi il senso del tempo. Ferrara, anche, no? Fratello di Giuliano. Fratello di Giuliano. E figlio di Maurizio. No, per dire, di pensate Maurizio Berlinguer Ferrara, che prende il telefono e chiama Gnutta e dice: scusa, mi fai fare il film a Giorgio Ferrara, il mio amico, il figlio del mio amico Ferrara. Tra l'altro. E non so, poi mi aspettando, non so se Elio, Domenico e gli altri vogliono intervenire, e sono anni, non so se ve lo siete posti nel organizzare questo numero, sono anni in cui si parla molto di morte del cinema, no? Sì. Si parla, forse il cinema sente questo spezzamento da un punto di vista linguistico, forse capisco in questo senso la battuta Elino, c'è un momento in cui il cinema postula una morte di se stesso, evidentemente è spiazzato, non capisce più, non è più capace di reagire a livello linguistico come prima. Quindi si parla tante volte, c'è la metafora della morte del cinema, la morte, la prima convergenza dei media, cinema, televisione, che avviene allora, le serie televisive americane, facendo il nuovo cinema tedesco, il francese, esatto. Quindi c'è, cioè, come in Inghilterra, e quindi questa idea di una morte, che è una morte del mezzo stesso, e che poi è anche la morte però dei grandi padri, cioè tra il 75 e il 77 muoiono i grandi padri fondatori del neorealismo. Quindi c'è questo senso di morte che forse può spiegare il grande spiazzamento di questi anni. Poi ci sarà un rinnovamento che passa però molto più sottilmente, questo mi pare di poter dire senza essere storico però del 77. Ci fanno dei segnali che non volete intervenire, Luca, sul vostro saggio. Va bene, un'ultima battuta. Allora, il curatore della rivista e del numero. Io sì, sono d'accordo e non voglio entrare, diciamo, in questi parallelismi.
Credo però che, e appunto, ricordo alcune cose che ho scritto, proprio tornando su quello che dicevi te, è impressionante come non è il 77, la violenza in generale, il terrorismo, eccetera, come tra il 75 e il 77 il cinema, a mio modo di vedere, un certo cinema politico muore, appunto, cioè finisce, diciamo, per quello che era stato, ne nascono degli altri modelli, ma soprattutto nessuno riesce più a parlare di rivoluzione. Diciamo, il concetto di l'idea di una trasformazione rivoluzionaria che fino al 76 troviamo nei film acquisisce invece, cioè scompare o acquisisce una dimensione così molto più dubbiosa, molto più, e questo lo troviamo in tantissimi film, insomma, ed è, e poi diciamo appunto il caso del film di Pontecorvo, Ogro, dimostra, diciamo, come poi ormai non si potesse più parlare in certi termini di alcune cose, no? Christian, che esce nel 78. No, io mi limito solo a darvi appuntamento alla, per quanto mi riguarda, al prossimo 27 febbraio, perché avremo qui tra gli altri Renato De Maria e Guido Chiesa, con cui appunto parleremo dei film che sono stati realizzati sul 77 o comunque su quell'epoca, oggi, diciamo così, negli anni 2000, e quindi appunto Lavorare con lentezza e Paz, e fra un anno per la presentazione del nuovo numero di Cinema e Storia, che sarà dedicato a cinema e antifascismo. Bene, grazie a tutti, buona serata.